Quando ho conosciuto Ege come madre di quartiere, è venuto da me perché voleva imparare come cucire. Posso dire che è migliorata tantissimo. Se continua così, puoi anche diventare una professionista. Siamo riusciti a aiutare le ragazze che vivono in centro di accoglienza. Per esempio, una ragazza aveva un sogno di poter poi coltivare la terra. WeCare sulla strada è un progetto di cambio passo. È iniziato nella prima fase della pandemia. La partecipazione di rifugiati ci ha consentito di raccogliere altre difficoltà per dare indicazioni di intervento. Lavorare in rete significa organizzarsi e unirsi per poi presentarsi di fronte alle istituzioni con proposte. Cricket è come la mia vita, è un parte della vita e se non giochiamo come abbiamo perso qualcosa. Ci serviva assolutamente un progetto come partecipazione per far riconoscere il nostro gioco. Abbiamo imparato come creare l'associazione e come gestire i progetti. Oggi è arrivato il nostro logo finalmente, possiamo metterlo. Un tempo fa che è iniziato il Covid è stato un po' duro, un po' difficile. Oggi stiamo qui in sartoria e abbiamo iniziato a produrre. Secondo me è bello perché possiamo aiutare le altre donne che sono immigranti, che stanno in difficoltà. Penso che sarà una bella sartoria nel futuro. Possiamo fare tante cose tra le donne per le donne. Prima di andare in sportello, io ho mandato un messaggio a un ragazzo che si chiama Luisa. Lei mi ha dato un appuntamento, sono andato in sportello per incontrarsi con lei. Mi ha spiegato un po' le cose, cosa devo fare, cosa bisogna fare per fare iscrizione all'università, anche il riconoscimento del titolo. Abbiamo installato una rete con tutte le associazioni presenti sul territorio. Adesso ci rendiamo conto che comunque abbiamo fatto di tanto perché molti di loro già vedono questo progetto davvero come qualcosa in cui credere, l'istruzione come qualcosa di importante. Io penso che col tempo Ikenga e questo community center stia un po' diventando quello che voleva diventare, un punto di riferimento dove chiunque possa sentirsi a casa. Ci vogliono questi tipi di programmi appunto per stimolare e promuovere gli artisti. Il progetto prevedeva sia una parte di orientamento al lavoro per i partecipanti, ma anche un grande lavoro di capacity building davvero per noi. Tante cose. La prima cosa e la più importante per me è che non c'è differenza tra qualsiasi persona e tutti possiamo fare le stesse cose, lo stesso lavoro. Questo è il mio lavoro. Fai la borsa, fai la jacket, fai la vestiti. Ho imparato tante cose importanti, soprattutto avere fiducia di me stessa, di non aver paura di sbagliare, provare sempre. Il mio lavoro è fare la traduzione dall'italiano all'arabo, fare dei commerce dei prodotti che facciamo in Amala. Il mondo in questo periodo ha bisogno proprio di persone che possano contribuire alla crescita della società.
Quando ho scoperto dell'opportunità di partecipare in questo programma Il Mondo Casa Nostra, sono stata entusiasta. Quando ero piccola, una volta ho sognato di essere una giornalista. Trovarmici adesso mi fa sentire che nessun sogno va abbandonato.